Lamine Yamal Nasrawi Ebana, conosciuto semplicemente come Lamine Yamal, è uno dei giovani talenti più promettenti del calcio europeo. Nato il 13 luglio 2007, a soli 16 anni, può vantare già più di 50 presenze in Liga e un campionato vinto. Grazie alle sue giocate sta trascinando il Barcellona al successo. Io sono Sempi e oggi giochiamo insieme la carriera dell'attuale miglior talento in questo sport, Lamine Yamal. Let's go. Ragazzi, siamo o no? Ci siamo o no? E dai, vi scavarsi. No, no, in realtà io sono un team alla Madrid, quello lo devo dire. Team sempre e comunque alla Madrid. Sì, 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 sì. Ma signori, solo per oggi possiamo dire vi scavarsi, perché io ho già portato questa sfida qualche mese fa, in realtà. Ma non così bene, non bene come oggi. Non dopo tutto quello che ha combinato la Lamine Yamal in questi mesi. Raga, ma quanto è forte? Ma di cosa stiamo parlando? Quanti di voi sono team Lamine Yamal? Allora signori, andiamo subito al dunque. Io vi devo dire qual è l'obiettivo di questo video. Tra poco. Intanto vi voglio presentare la star. Eccola qui, raga, Lamine Yamal. Giocatore del Barcellona, 16 anni per lui, nato il 13 luglio 2007, ha esordito all'età di 15 anni, lo conosciamo bene, lo conoscete bene. Le sue giocate fanno impazzire tutti i tifosi, sia del Barcellona che delle altre squadre. Ecco, forse magari non quelle rivali, quelle che ha contro in quel momento. Nuova carriera tecnico, Xavi, via qua Xavi. Oggi bisogna allenare il ragazzetto, Xavi. Inizia la Liga, raga, non ho mai fatto una carriera con la Liga quest'anno su FC24, clamoroso. Lamine Yamal, eccolo qui, nasce come alla destra, 76 di overall su questo gioco, su FC24, può fare anche il COC, può fare anche l'esterno destro, ma noi lo utilizzeremo proprio lassù, come alla destra. Intanto, prima cosa, guadagnare un posto a titolare, perché Lamine Yamal di fatto è un titolare in questo Barça. Allora, chi può lasciargli il posto? In realtà Rafinha potrebbe, perché di fatto glielo lascia talvolta. Però qui in game non posso spostarlo, quindi facciamo così. Ho abbassato leggermente Gavi, spostato Rafinha a sinistra e messo Lamine Yamal nel suo ruolo. Possiamo già partire con i piani di crescita, perché è fondamentale. Vi ricordo che questa è una carriera riferita al giocatore di Lamine Yamal, quindi non starò a fare troppi acquisti o vendite, perché sennò sarebbe una carriera allenatore del Barcellona e non lo voglio. Seguiremo la sua crescita passo dopo passo fino al raggiungimento dell'obiettivo. E ora ve lo dico. Ho deciso, aprite bene le orecchie raga, di pormi come obiettivo principale di questa carriera fantomatica con Lamine Yamal, a cui devo cambiare ancora il numero perché non è il 31 ma è il 27 il suo numero. E lo facciamo subito, let's go. L'obiettivo, aprite le orecchie, è quello di andare a vincere il pallone d'oro. Sì, avete sentito bene, il pallone d'oro con Lamine Yamal. L'ho detto e lo voglio fare. Ce n'è da lavorare, ce n'è. Quindi calma, Ter Stegen capitano, devi aiutarci tu da capitano. Dovrai darci tutte le dritte in campo. Noi con Lamine Yamal cercheremo di fare il meglio possibile. Una piccola rebuilda, sto Barça va fatta però. C'è Lewandowski che ormai può andare in pensione. Che ne dici di una bella maglietta da calcio come questa della Juve di Fede Chiesa? Beh, la trovi nel link in descrizione. Il codice da utilizzare è Seppi. Si chiama FC Maglia al sito. Quando sei nel carrello metti Seppi, proprio scrivi Seppi. E la spedizione è pure gratuita, prezzi bassissimi. Sistemiamo la rosa con chi deve abbandonare la squadra e chi può rimanere, anzi chi deve rimanere. Applichiamo anche tutti i vari relativi piani di crescita. Una volta sistemato ciò, decido di intervenire sul mercato e portarmi a casa sia Julian Alvarez come ATT al posto di Lewandowski e Frimpong Jeremy al posto di Koundé, che sta da questa parte, anche se adesso la coppia centrale diventerà proprio Koundé e Arauco. So che Julian Alvarez è molto più basso di overall rispetto a Lewandowski, ma sicuramente un potenziale maggiore per i prossimi anni. Ma io non sto nella pelle, quindi fatemi provare il mio Lamine Yamal. Prima partita di campionato, Getafe contro Barcellona, prima partita nella Liga. Ragazzi, ce la giochiamo, perché voglio il mio Lamine Yamal. Eccolo qui ragazzi, primo possesso per noi. Veramente molto figa la sensazione di tenere Lamine Yamal, a parte che perdiamo palla perché stavo un attimo provandolo. Però ragazzi, è molto figa questa sensazione. Quindi, oh, eccolo qui, bravo Lamine, presa subito la palla. Lamine Yamal sembra molto molto agile. Eh beh, direi Lamine. Ok, sbagliamo i primi passaggi. Però ragazzi, la sensazione è buona. Stiamo attaccando molto bene, siamo
aggressivi contro questo Getafe. La miglia ma non riesce a passare. È un po' impacciato, è comunque il suo esordio con il Barça, raga. Con me, con me, sia chiaro, con me, perché in realtà lui è esordito a 16 anni con il Barça. Secondo voi ora quanto sarebbe di overall la miglia mal? Probabilmente anche più di 76 in questo momento. Ma qui dobbiamo accontentarci di questo valore. Dobbiamo farlo crescere noi, ragazzi. Basta sbagliare passaggi. Oddio, ma Juan Mata gioca ancora. Juan Mata! Alto. Spero sia un altro Mata. Mamma mia, sempre lui. No, impossibile, dai. Ma che centrocampo è comunque? Pedri, De Jong e Gavi. Beh, devo dire in Liga che nel super classico Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, ma poi ci sta pure Valverde, perché poi Camavinga gioca a volte terzino. Follia, ma che centrocampi hanno là in Liga? Super classico da paura là in Spagna. E voi raga, siete Team Real o Team Barça? Fatemelo sapere nei commenti e anche nei direct di Instagram. Ah, e per chi volesse la miglia mal sul proprio FIFA, beh, direct di Instagram, lo sapete che ve la mando. Non a tutti, ai primi. Solo ai primi. Eccolo qui, Lamin. Prova proprio lui, Lamin Yamal. Proviamo un filtrante alto per Pedrito, che perde l'attimo. Julian Alvarez, Alvarez, Alvarez. La prima occasione, Alvarez, fuori di poco. Frimpong comunque quanto è forte, raga. Quest'anno è cresciuto tantissimo. Nel Super Leverkusen di Xavi Alonso ci prova Julian Alvarez. Pedrito dalla bandierina. Arbitro, ma questo è fuori gioco. Ter Stegen, miracoloni. La mia mal, palla al piede, la mia mal, tutto solo, mamma mia, si è fatto il ghost to ghost, la min. Però è scatenato e si vede che vuole palla. Oh, che sono sti interventi, guardalo lì, Lamin, Yamal col mancino, fuori di poco, si dispera, la mia mal. Lamin potrebbe entrare, Lamin, area di rigore, la mia mal se l'allunga un po' troppo. Se la va a prendere ovunque comunque, pazzesco. Questo ragazzo sembra veramente scatenato. Vuole dare un senso a questa partita e alla sua squadra. Lamine Yamal, alto, alto. Tutto sommato comunque una buona prestazione nel complesso. Anche se non ha trovato una grande via per andare al tiro. Si è fatto vedere, si è messo in mostra come in questa occasione in mezzo a tre ragazzi ci prova ad uscirne. Bravo, bravissimo, Lamine Yamal. L'arbitro fischia, poteva far finire l'azione. Ma va bene così. 0-0 sprazzi del nostro Lamine Yamal. Dopo la prima stagione possiamo anche ritenerci soddisfatti, tuttavia non ha fatto un grandissimo salto, ma già un bel più 5 che ci porta a 82, abbiamo il potenziale per diventare speciali. Non abbiamo giocato molto perché comunque Ansu Fati, Rafinha, Ferran Torres ci hanno un po' rubato quello che doveva essere il nostro posto titolare, ma adesso provvederò con l'avvio del mercato di inizio season, inizio seconda season, a sistemare le cose. Eccoci qua, sarà una stagione importantissima, uno spartiacque raga. Da oggi chi non fa più parte del progetto Barça fuori, invece gli altri tutti dentro. Per questa seconda season punto solo un upgrade ad avere Ederson, perché non vorrei mai che il mio Ter Stegen invecchiasse troppo. Quindi io Ederson già per sicurezza me lo piazzo lì, capito? Dopo metà season in realtà non mi posso nemmeno troppo lamentare del processo di crescita, perché stiamo giocando. Tutte le 18 partite le abbiamo fatte, 3 reti e un assist. Non mi posso lamentare davvero, anche perché 83 di overall a 17 anni, non so quanti ce ne siano. Arriva una partita importantissima, la finale di UEFA Europa League contro il Chelsea. Potrebbe essere il primo trofeo europeo di Lamine Yamal. Voglio andarlo a prendere. È tutto pronto, finale di UEFA Europa League, raga, andiamo. Già lo vedo che è un Lamine diverso, già lo vedo. Lamine Yamal molto più scatenato, molto più fresco, molto più pronto. Cross dentro per Dembélé. Poi adesso le gerarchie sono sistemate, quindi ormai lui c'è al posto titolare. Non avete idea di quanto sia importante. Sale Dembélé, in mezzo c'è anche Lamine Yamal. Lo vede, lo serve, Lamine! Ci ha provato fino in fondo, grande chance. C'è una bruttissima punizione per il Chelsea, parte in conculo, vista dentro. Dembélé sempre uno dei più scatenati. Dembélé dentro, Pedri, Lamine Yamal. Forse deviata, no. Occhio a Modric. Ha segnato il Chelsea. Ha segnato Mihailo Modric. 1-0. Fine primo tempo dal sapore amaro. Ma ci siamo, ci siamo anche noi. Ancora Mihailo, ragazzi, è scatenato questo Modric. Meno male che Arauco ci mette una pezza. Lamine Yamal parte dalla sua area di rigore. Proviamo una ripartenza. Oh mamma, oh mamma, oh mamma. Vai, fallo correre. Julian Alvarez è già stanco, Julian. Il Chelsea invece no, è sempre all'attacco. 78esimo, il cronometro scorre, scorre tantissimo. E noi non riusciamo a venirne fuori. Attenzione, bella palla però questa per Lamine Yamal. C'è un po' di spazio. Può andare Lamine Yamal. Fuori, fuori, fuori. E anche di tanto. Opla la bella, bella, bellissima. Lamine! Calcio d'angolo nemmeno.
Dembélé scatenatissimo, Dembélé ancora, Dembélé non lo ferma nessuno, Dembélé allarghiamo per Lamine, sempre lui, Lamine Yamal in area di rigore, Lamine si gira, si ferma, qualche finta, Lamine Yamal non c'è spazio, Lamine, la palla rimane lì, no, ma la palla rimane ancora a Lamine Yamal che la passa da questa parte, gira, De Jong, accorciamo ragazzi, manca un minuto, meno male. Supplementari a campo Lamine Yamal, ma ne ha di meno sicuramente di Badiashile, che c'è un altro fisico. C'è campo per Dembélé, che sembra l'unico ad averne ancora un po' prima dello spettro dei calci di rigore. Dembélé dentro per Pedri, Pedri allarga, Lamine Yamal prova a passare, Lamine Yamal, calcio d'angolo, la viene a recuperare anche dall'altra parte, Lamine Yamal può entrare in area di rigore, Lamine Yamal area di rigore, non lo tocca nessuno, attenzione, gliela rubano la palla, però rimane ancora lì a lui Lamine Yamal, calcio d'angolo, incredibile, assurdo. È lo spettro dei rigori, ragazzi, questa finale. Julian Alvarez per il primo rigore calciato. Parte Julian, 1-0. Attenzione a loro con Acuña, presa. Può andare Dembélé. Ok. Il turno di Sterling per il Chelsea, gol. Eccolo, è lui, Lamine Yamal, il suo primo rigore in una finale europea, gol. Allora può andare Merino per il Chelsea, gol. Parte Pedri, già decisivo, questo preso. Attenzione ragazzi, è Stupinian. Ter Stegen e Stupinian, presa Ter Stegen. Decisivissimo ragazzi, De Jong. Può andare Frenkie De Jong. È vittoria Barça, grazie anche al gol su rigore di Lamine Yamal. Sofferta ma vinta ragazzi, trofeo sudato ma guadagnato. È la nostra Europa League. Let's go Ter Stegen, alzala per tutti noi e anche per Lamine Yamal. Ed è Barça cima all'Europa, dell'Europa League, non della Champions. Ma per ora ci accontentiamo anche di questa. Primo trofeo europeo per il nostro Lamine Yamal. E ovviamente anche la Liga è nostra. In questa terza season si punta ovviamente in alto. Abbiamo un bel Lamine Yamal già 84 di valore. Vogliamo puntare sempre più in su. E guardate al termine di questa stagione che partita c'è ragazzi. Sarà Barça-Arsenal per la finale di UEFA Champions League, con un Lamine Yamal che è addirittura 88 di overall, ragazzi, ma sta crescendo tantissimo, ottimo. E che fai? Non te la giochi la finalissima? Raga, abbiamo una squadra veramente fortissima. Ogni anno gli overall crescono, cresciamo tutti e siamo veramente forti, ma veramente tanto forti. Dembélé intanto, lo squillo così di Dembélé. Yamal pure lui non vuole essere da meno, Lamine Yamal in mezzo a tre, Lamine vuole passare. Forse un po' troppo Lamine. Bella palla questa per Pedri che può andare, Pedri ha visto anche dentro Gavi, si è preso la 10 sulle spalle. De Jong ha visto Yamal, la posizione è buona, Yamal si gira, Yamal ne dribbla uno, Yamal! Mamma cos'è successo? Non è mica finita perché lui è sempre qui, è sempre pazzo scatenato. Lamine Yamal prova a entrare nella rigore, Yamal, sì che riesce a passare, Yamal si è accontenta dell'angolo. Ed è sempre lui questa volta, bellissima, spacca ancora la traversa ma ha una forza strepitosa, è cresciuto tantissimo la Yamal. Occhio però alla ripartenza di Martinelli, non è l'ultimo arrivato raga. Jesus, dobbiamo stare attenti, attentissimi, non facciamo queste cose. Yamal, c'è un po' di spazio messo giù, steso ragazzi. E qui il giallo è d'obbligo per Rice. Gran palla, sempre per lui, sempre per Yamal. Fa il pazzo, bella, bellissima! Che azione del Barça! Segna Gavi! Si trovano a meraviglia, miei ragazzi! Potrebbe essere un gol pesantissimo quello di Gavi. Adesso si aprono tanti spazi perché l'Arsenal è sbilanciatissimo. Grande palla per Julian Alvarez, adesso per Yamil, che ci mette un po' troppo. Guardate l'Arsenal quanto è sbilanciato. Recuperiamo palla, sempre le Yamal. Tutto passa dai suoi piedi. Ancora Frimpong fino in fondo. Perdiamo palla, ma va bene. Stiamo attenti alle ripartenze dell'Arsenal che sono veramente insidiose. Attenzione, chiudiamo. Va bene il fallo. Ultimo minuto, Lamine Yamal la porta su. Deve finire tra i suoi piedi questa partita. Yamal sbaglia tanto, tantissimo. Lo so, non si merita questo. Ci vuole un gol, questo sì, se lo meriterebbe. Ma anche oggi, tutto sommato, se dobbiamo andare a vedere la prestazione, è stata più che positiva. Ha aiutato tantissimo la squadra a vincere questa partita e alzare l'ennesimo trofeo, questa volta la Champions League. Mica male per un 17enne, Europa League, due campionati, una Champions League, mica male. Let's go! È super festa Barça che si porta a casa tutto il treble. Lo chiamano il treble, il triplete in Spagna. E la mia mal.
è il condottiero di questa armata fortissima guidata da Xavi, guidata da me, ragazzi, Lamine Yamal sta per diventare un eroe, un fenomeno, e noi vogliamo preparare il tutto per il grande obiettivo, lo sapete, il Ballon d'Oro. Nuova season! Ma ne vogliamo parlare? Supercoppa europea vinta contro la Roma. Cioè, la Roma ha vinto l'Europa League, grande Roma. E ti dirò, la mia mal, metà season, 92 di overall, mica male. Verratti all'Inter, guardalo lì. Fine season, Julian Alvarez si merita quello che è qui al Barcellona. Ragazzi, 55 partite, 44 gol. Bene anche la Yamal, che con 43 presenze fa 12 gol. Ferran Torres, mostruoso, cioè fa quasi gol. Quanti il nostro Julian Alvarez? 43 su 55 partite. Vinciamo la Liga, non vinciamo nessuna competizione europea, ma siamo lì, con Lamine che sta crescendo sempre di più. È sempre più crazy la Yamal, che è la nuova season a metà a gennaio, già 95 di overall. Ma nel complesso tutta la squadra è veramente fortissima. Perdiamo in finale la UEFA Champions League, vediamo le statistiche di Yamal, 58 presenze, 29 gol, ed è il top scorer della squadra, a 20 anni direi tanta roba, sta migliorando anche sotto porta, che è quello che gli è sempre mancato finora. Ennesima nuova season, voglio puntare in alto, lo so che lo dico sempre, ma ora l'overall è veramente alto. Rivelazione, Lamine Yamal per la squadra Barça, già fanno i titoletti su di noi, buono. Che sono le nomine? Chi si porterà a casa il pallone d'oro? Nomine ufficiali. In teoria dovrebbero consegnarlo a breve. Forse oggi, attenzione, forse oggi. No, miglior giovane, attenzione. Poi che giovane che ha più barba di me? Potrebbe, dovrebbe però esserci anche l'altro pre... No, non ci credo, Lamine. È fatta, è fatta, è fatta. Non ci credo, non ci credo, no. Ma così me lo dici? Ferma, ferma tutto, ferma, 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 ferma. Non ci credo, Lamine. No, è un sogno. Non ci posso credere. Il pallone d'oro 2028 è la mia mano. Cioè, io sono scioccato. Cioè, sono contentissimo, raga. Non pensavo in così poco. Cioè, no, ci abbiamo messo tante stagioni. Però 97 di overall. Raga, la mia mano è pallone d'oro. Vabbè ragazzi, ma sono contentissimo, non potete capire, contentissimo per Lamine. 97 di overall, pallone d'oro di FC24. Ma super applausone a me, a voi raga, tantissima roba. Scusate raga se sono scioccato, ma veramente, cioè ci sono rimasto stranissimo. Contento, contentissimo, grandi, grandissimi raga, grandi, 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 grandi. E se volete provarla anche voi, se volete la mia mal all'interno del vostro FIFA, del vostro FC24 raga, basta scrivermi nei commenti, sì, basta scrivermi qui sotto nei commenti. Direct di Instagram, vi mando la mod. Ovviamente, raga, non mi mandate le mail perché non ha senso. Perché mi mandate le mail? Mandatemi i DM, mi chiamo Bodseppi, sempre su Instagram, TikTok, Twitch, YouTube. Oh, non ci credo ancora. Io devo andare subito a fare un TikTok su questa cosa. Subito, immediatamente. Anche lì mi chiamo Bodseppi, ovviamente, anche su TikTok.